Sono stata presa e messa su una motocicletta con le braccia e i piedi che penzolavano. Avevo un uomo davanti a me e uno dietro. Mi hanno portata attraverso i campi. Quando mi hanno presa sono stata colpita con dei bastoni. Non mi hanno rotto le costole, ma mi hanno fatto molto male. Non riuscivo a respirare. Abbiamo raggiunto un tunnel, da lì abbiamo camminato per qualche chilometro su un terreno fangoso. Sono stata portata in un luogo dove erano radunati altri 25 ostaggi. Dopo 2 o 3 ore io e altri 4 siamo stati portati in un'altra stanza. Senatore, quella stretta di mano come la legge? Beh, sicuramente un dato interessante, direi un dato anche umano, molto importante. Certo è che sappiamo che gli ostaggi ad oggi sono ancora più di 200, in queste ore leggiamo di una trattativa per liberarne 50 che speriamo che abbia buon esito, però rispetto anche al tema degli ostaggi io credo che quello che succederà nelle prossime ore, quello che Israele deciderà di fare nelle prossime ore sia importante anche da quel punto di vista. Mi risulta difficile credere che si possano liberare gli altri ostaggi se Israele decide di entrare a Gaza con un'azione militare che oggettivamente faccio fatica a comprendere, non capisco perché potrebbe servire ad Israele, perché poi è chiaro che quell'azione porterebbe ad un'azione contraria purtroppo ancora nei confronti di Israele, non serve ai civili palestinesi, perché oggi mentre parliamo i dati di oggi, poi i dati vanno sempre verificati, ma parlano di più di 5.000 morti, metà di questi 5.000 morti sono minori, ci sono a Gaza oggi 6 ospedali chiusi che non possono curare le persone perché non hanno i rifornimenti del carburante, delle energie elettriche, tra questi ci sono 130 bambini nati prematuri che sono in vita grazie al respiratore, quindi la situazione drammatica è questa e non vorrei che alla fine quel tipo di intervento finisse proprio per aiutare Hamas. Senatore, onorevole, la questione della sicurezza torna in primo piano dopo gli attentati tra l'altro di Parigi e quelli di Bruxelles. La storia ci racconta che vari attentatori sono comunque passati dall'Italia, sono arrivati sulle nostre coste. Siamo sicuri in questo momento di chi sbarca nel nostro paese e la sospensione di Schengen è la risposta adeguata? Ma sulle persone che sbarcano nel nostro paese me lo auguro, visto che sono raddoppiati rispetto all'anno scorso e triplicati rispetto a 2 anni fa. E quindi siccome chi è al governo oggi insomma, ha impostato molta parte della propria propaganda sugli sbarchi e da questo punto di vista questo governo sta fallendo in modo drammatico, io spero che non ci sia anche una correlazione rispetto al terrorismo. Per quanto riguarda il resto è evidente che Hamas non si sconfigge con l'intelligence, è evidente che si supera con la politica che toglie quell'humus di odio e di vendetta su cui Hamas si fonda, e vorrei anche dire che difficilmente Hamas si supera facendo questa incursione militare a Gaza, visto che è piuttosto probabile che i capi veri di Hamas se ne siano già andati da Gaza e non stiano aspettando da giorni l'incursione di Israele. Nel frattempo la vicenda arriva a loro, ne parliamo tra un attimo. Velocissimamente, io non credo che il problema rispetto agli sbarchi sia del fatto che questo governo sia un governo razzista, questo è un governo incapace di risolvere quel problema che per anni ci ha raccontato che sapeva risolvere, prima col blocco navale e poi con tutta una serie di misure che Giorgia Meloni definiva semplici per risolvere. Oggi abbiamo il doppio degli sbarchi dell'anno scorso e il triplo degli sbarchi di 2 anni fa. Quindi il problema non è il razzismo, il problema è che questo governo che ha puntato molto su questo tema, che ha preso molti voti su questo tema dicendo che lo sapeva risolvere, i dati raccontano esattamente il contrario. Viene meno una pedina fondamentale con questa dichiarazione, cioè nelle possibili trattative, nella diplomazia, una dichiarazione di questo tipo mette, forse leva un protagonista da questo scenario? Ma speriamo di no, ma evidentemente quello che è successo il 7 ottobre da parte di Hamas è inqualificabile e assolutamente ingiustificabile in nessun modo. Poi evidentemente
ci si può anche esprimere in modo, come dire, non felice a volte. Questo va detto con grande chiarezza. Certo, il ruolo chiarezza. Prevederebbe un po' di cautela. Maggiore attenzione in questo senso sicuramente sì, ma come dire, anche il ruolo dell'invisibilità di Hamas, di cui si parlava prima, è un tema estremamente importante in questo momento. Andare a combattere qualcuno appunto che non ha un esercito, che non riconosci, non è semplice da questo punto di vista. Muoversi con intelligence e quindi andare a colpire in modo mirato e particolarmente puntuale può essere una strada sulla quale proseguire. È evidente che Hamas si fonda sull'odio e sulla vendetta rispetto a quello che sentivamo prima, quando vediamo uno dei leader di Hamas essere da un'altra parte. Ci dà conferma che andare ora lì a Gaza non serve a prendere i veri capi di Hamas. E soprattutto l'odio su cui si fonda Hamas è quello per cui magari un ragazzo di 14 anni o di 13 anni perde i genitori in una di queste azioni militari e poi ha come obiettivo per tutto il resto della vita quello di vendicarsi. Quella è la catena d'odio che dobbiamo spezzare. Vorrei fare un rapido giro per sapere da tutti i nostri ospiti questo. Di fronte a un'ipotesi di allargamento del conflitto all'Iran, che posizione dovrebbe avere l'Italia? Ma credo che si debba essere fortemente contrari e lavorare perché assolutamente non succeda questo. Un allargamento del conflitto vorrebbe dire una tensione ancora più grande, una situazione già iperstressata, vorrebbe dire il possibile coinvolgimento di Iran, del Libano, dell'Egitto e della Siria. Questo non è assolutamente possibile. L'Italia